e di Vito Postiglione, Joran Mühl ed Alex Frassinetti al volante della Lamborghini Huracan GT3, la vittoria nella seconda prova del campionato italiano Gran Turismo Endurance disputata alla Misano World Circuit. L'equipaggio dell'Imperiale Racing, al termine di una gara caratterizzata dalla pioggia, ha preceduto Charles Wirth, Norman Nato con l'Audi R8 LMS e Linkang Thomas Tujula con la Lamborghini Huracan. Nel GT Light la vittoria è andata a Cristoni, Michelotto Scaras con la Lamborghini Huracan Super Trofeo, mentre nella GT4 sono saliti sul gradino più alto del podio Nienni, Nera, Pera con la Porsche Cayman. La classe GT3 è stata dominata dai portacolori dell'Imperiale Racing al termine di una gara difficile per la pioggia battente nelle prime battute, ma che non ha avuto storie per il primo gradino del podio. Dopo l'uscita della safety car resasi necessaria al via per un violento acquazzone, Postiglione ha preso il comando della gara al nono giro, scavalcando dapprima Sims e poi Tujula, ed ha consegnato la vettura a Frassinetti con un vantaggio di oltre 16 secondi. Nel suo stint il pilota romano non ha sbagliato un colpo, guadagnando ancora sugli inseguitori e cedendo la vettura a Mühl con oltre 40 secondi di vantaggio. Il terzo stint è stato condotto al meglio dal pilota olandese, che ha contenuto gli avversari gestendo bene anche il progressivo deterioramento delle gomme Rain sulla pista, che andava lentamente asciugandosi. Sotto la bandiera a scacchi l'equipaggio dell'Imperiale Racing ha preceduto Wirth Nato al debutto nella serie tricolore. I portacolori di Audi Sport Italia hanno occupato sempre le primissime posizioni grazie ad una bella rimonta di Wirth scattato dalla quarta fila di partenza, che ha portato il pilota belga al secondo posto al cambio pilota. Nato ha gestito in maniera impeccabile il suo stint, duellando nel finale con Kang prima di consegnare nuovamente la R8 LMS al suo co-keeper. Bravo l'inizio del terzo stint a scavalcare il pilota cinese, involandosi verso il secondo gradino del podio davanti ai portacolori del WS Racing. Dopo la sfortuna della prima gara di Monza, Kang e Tujula a Misano si sono rifatti alla grande, stazionando sempre nelle posizioni da podio e con diversi giri al comando nelle prime fasi. Ai piedi del podio hanno concluso Fisichella, Guy Villeneuve al volante della Ferrari 488 della scuderia Baldini, al termine di un weekend iniziato con tanta sfortuna sin dalle prove ufficiali. Scattato dall'undicesimo posto sulla griglia di partenza, Guy ha recuperato bene nella prima parte di gara, consegnando la vettura a Villeneuve al sesto posto. Il canadese ha confermato la posizione nel suo stint, mentre Fisichella ha conquistato il quarto posto finale, superando a due giri dalla conclusione Francesca Linossi. La bresciana ha condiviso la Mercedes AMG con Colombo e Palma, ma la potente vettura tedesca sul tracciato bagnato non è stata performante ed i portacolori dell'Antonelli Motorsport hanno chiuso solo quinti davanti a Veglia, Mancinelli, Cioci, Perolini, Gersekowski e Zonini, Mann, Cressoni, Nielsen ed Agostini, Rovera, Moisef. Il secondo equipaggio dell'Antonelli Motorsport, dopo la vittoria a Vallelunga nello sprint, a Misano, nonostante la pole in prova, ha collezionato una prestazione sottotono sin dal via, con il pilota russo che sotto la pioggia battente ha perso molte posizioni e a nulla hanno potuto Rovera ed Agostini nei rispettivi stint, chiudendo noni davanti a Comandini, Johansson, Sims. Ottimo stint, direi, a parte nella prima parte, che quando siamo partiti c'era davvero tanto acqua, quindi ho cercato di non prendere dei rischi. Sono riuscito a guadagnare abbastanza velocemente la prima posizione e ho cominciato a guadagnare sugli altri. La macchina era veramente a posto oggi, anche in condizioni da bagnato. Poi ho lasciato la macchina Alex, che ha fatto lui anche un ottimo stint, per finire Jerome. Quindi direi un'ottima vittoria per la squadra, per tutti, e voglio ringraziare soprattutto il team per aver fatto un lavoro straordinario e Ivano Pignatti, che ci permette sempre di essere qua. Grazie a tutta la Lamborghini. Grazie. Che dire, una gara perfetta. Vito ha fatto una grande partenza, i primi giri ha portato subito la macchina in prima posizione. Io appena in prima ho mantenuto la posizione, sono riuscito a guadagnare un po' di margine sulla seconda posizione e Jerome alla fine ha fatto un ottimo lavoro. La macchina è veramente perfetta. Ringraziamo il team per questa vettura. Composta da Paolo Nienni, Nicola Neri e il livornese Riccardo Pera. Vince! La classe GT Light si è decisa nel finale con un bel sorpasso di Cristoni in equipaggio con Michelotto e Scaras su Spiekervas, che ha permesso ai portacolori dell'Antonelli Motorsport di salire sul gradino più alto del podio. Nel primo stint al comando si sono alternati Mantovani, Lamazza e Scaras, mentre nel secondo Michelotto è stato scavalcato da Carboni, salito al comando al 42esimo passaggio.
Nel terzo stint, Spiekervaas, subentrato al pilota viterbese, non è riuscito a difendere la prima posizione, chiudendo sotto la bandiera a scacchi davanti a Paulino, Mantovani, De Marchi. Molto bene, abbiamo fatto un bello stint, grande difficoltà iniziale. Devo ringraziare la macchina, come l'avevo messa giù Antonelli, perché è stata veramente perfetta. Ho fatto uno stint veramente forte e sono riuscito ad arrivare primo all'ultimo giro, ho superato la macchina della Duel, ho fatto un gran sorpasso e siamo arrivati primi. Gran sorpasso. È andata veramente bene, Cristoni ha fatto un bel lavoro, anche Scaras. Io me la sono cavata, la Porsche andava più forte di me, ho provato a stare dietro, ma è difficile, ha fatto un bel lavoro il team Antonelli Motorsport, ringrazio tutto il team. È stato il montaggio delle gomme slick nel terzo e decisivo stint, la mossa vincente di Riccardo Pera, primo al traguardo nella classe GT4 assieme a Paolo Gnemmi e Nicola Neri. Unico ad aver sostituito il Rein, il giovane pilota lucchese nel suo stint ha recuperato oltre un giro agli avversari, portando la Porsche Cayman dell'Ebi Motors sul gradino più alto del podio, davanti alla BMW M4 di Fascicolo Guerra Fontana. Fascicolo ha duellato nel primo stint con Neri e Ghezzi, alternatisi al comando, mentre nel secondo stint Chiesa, succeduto a Ghezzi al volante della Cayman dell'Auto Orlando, ha mantenuto a lungo la prima posizione su Guerra. Nella terza parte di gara, che Mattias non è riuscito a contenere Fontana e Pera, chiudendo al terzo posto, precedendo i compagni di squadra Cerati, Fondi, Ruberti e la Maserati Gran Turismo di Francia, Becagli, Bernazzani, penalizzata per tutto il weekend da problemi elettrici. In attesa del prossimo appuntamento ad Imola dal 21 al 23 giugno per la seconda prova della serie sprint, nella classifica generale della serie Endurance, Postiglione, Mühl e Frassinetti balzano al comando con 25 punti. Davanti a Comandini e Johansson, 21, nella classe GT Light in testa si confermano Michelotto e Cristoni a quota 40, mentre la GT4 vede 5 piloti a pari punti, Fascicolo, Guerra, Fontana, Ghezzi e Chiesa a quota 27.